Siamo oggi al quinto appuntamento, quinto lunedì, con la rubrica La Massoneria risponde. E oggi vengono in nostro soccorso Lois all'Oriente di Torino e Roberto all'Oriente di Massa. La domanda questa settimana ci arriva da Alessandro, che ha scritto all'Oriente di Torino, appunto, domandando che cosa significa Gadu, cioè il grande architetto dell'universo. Il Gadu sostituisce Dio? Vuoi cominciare tu, Lois? Sì, grazie. Buongiorno Paolo, buongiorno Roberto e buongiorno a chi ci sta ascoltando. Beh, io vorrei dire che prima di tutto bisogna specificare che la massoneria non è una religione e di conseguenza nelle logge vengono accolti fratelli e sorelle nel massimo rispetto di ogni credenza. Ovviamente che a sua volta ogni credenza deve essere rispettosa della vita, della dignità di ogni essere umano, oltre che delle leggi dello Stato. E quindi non c'è spazio per estremismi che creino separazioni, conflitti. E qui appunto il punto basilare, la massoneria non è una religione, ma potremmo dire che piuttosto è permeata da una spiritualità laica, ispirata al trascendente. Questo per appunto arrivare a spiegare questo termine di grande architetto dell'universo, che è più che altro un simbolo iniziatico. Un simbolo iniziatico la cui natura è difficile da definire. È l'idea dell'assoluto che ogni religione poi magari ha definito in un modo diverso. L'idea del grande architetto dell'universo potremmo dire che ha una matrice filosofica e l'universalità della massoneria fa sì che non si occupi di distinzioni teologiche. Quindi non codifica in un modo preciso il concetto di grande architetto dell'universo. Tuttavia, magari l'abbiamo trovato tradotto a livello di concetto come ente supremo, come intelligenza e principio attivo dell'universo, oppure ancora come guida ordinatrice dell'evoluzione dell'universo. Insomma, un concetto astratto, sacrale. Ok, Roberto. Salve Paolo, salve Lois. Il grande architetto dell'universo è per la massoneria un riferimento al di là di quello che è un presupposto divino, perché rappresenta per il massone tutto ciò che concerne la natura e le sue leggi, ogni suo aspetto delle cose infinitamente piccole e quello infinitamente grande. Naturalmente confermo sia l'aspetto religioso che l'aspetto politico, non è interessata per nessuna ragione l'idea massonica. Quello che invece è interessante per il massone è proprio perché l'uomo nella sua libertà e nei suoi buoni costumi né altro deve essere né uno stupido libertino, né un religioso paradossale. Cioè, nel tempio si realizza quello che è la cosa sacra, nel senso che l'uomo comune è nella sua realtà la ricerca di qualcosa. E sicuramente la massoneria è in grado di portare qualcosa che può essere importante nella visione grandiosa. Nelle antiche costituzioni, appunto, si vedeva come deve essere un massone, un uomo. Per uomo in senso greco si intende uomo sia maschile che femminile, che rispetta delle regole, un uomo che rispetta se stesso. Se vado indietro nella storicità, vedo un demiurgo importante per gli egizi, per esempio, che è Ptah, che era un dio degli artigiani e degli architetti e che forse guida un po' anche la visione del nostro grande architetto. La massoneria abbraccia per molti aspetti tutte le religioni, nel senso che le riconosce come libertà, come presupposto. Ogni uomo libero di buoni costumi accetta l'altro nella sua idea, nei suoi principi, portando avanti una ricerca che si perde nella natura e si perde nel simbolismo. Si sente spesso associare la massoneria al cosiddetto relativismo, no? Sicuramente l'idea del relativismo è vista dal punto di vista della religione e quindi non si afferma una verità assoluta,
ma si è aperti ad accettare con estremo rispetto le diverse visioni della vita, anche religiose. Per noi massoni l'idea del sacro deve permeare totalmente, non solo a parere mio, i nostri lavori in tempio, ma anche il nostro vivere la vita quotidiana. E l'idea del sacro è anche l'idea del rispetto altrui, quindi non è solo l'idea di entrare in una dimensione particolare dove si compiono e si dicono cose particolari che ci fanno uscire dal tempo ordinario e entrare in un tempo straordinario, ma è anche poter veramente rispettare l'altro essere umano nella sua interezza, con le sue idee, i suoi pensieri, le sue credenze. Questo è un aspetto che non è però sempre accettato da chi crede in verità assolute e dogmi. Tu, Roberto, vuoi spendere qualche parola su questo, se ti va? Certamente, certamente. Riguardo appunto al dogma, che escluso in massoneria non vi sono dogmi o principi paradossali come questi, è vero certo che il massone cerca di riflettere una buona rivelazione dal punto di vista umano, dal punto di vista dei vari livelli, dalla quello che è il minerale, a quello che è l'aspetto universale, quello che sono i pianeti, e tutto quello che ha una logica in funzione di ciò. Per il massone è giustamente una grande credenza, una grande stabilità. Una grande stabilità che è portata poi nel crescere, nell'evoluzione massonica, grado per grado, dove il soggetto è perfettamente in grado di ritrovare se stesso e la consapevolezza che da migliaia di anni l'uomo riceve. Quindi la massoneria è di per sé la volontà di informare e di permettere all'uomo di pensare, lasciando da parte un po' quello che è l'esteriorità o, se si vuole, tutto quello che è il condizionamento sociale, non escludendolo, ma certamente prendendo atto come è in grado di condizionare il pensiero umano, ho detto. Un'ultima cosa su cui sono, devo dire, molto curioso di sapere la vostra, e credo che possa interessare anche i nostri utenti. Cioè, il Dromen viene spesso associato alla cosiddetta massoneria liberale e si trova su alcuni testi la caratteristica secondo cui la massoneria liberale accetta anche gli atei. Visto che stiamo parlando del Gadu e della spiritualità laica, come l'ha giustamente definita Lois prima. Quindi atei e massoneria, possibile? Nel diritto umano la libertà è senz'altro collegata all'idea e al pensiero, non al credere. Ognuno è libero di stare bene nella propria soggettività, rispettando uno dei precetti che io ritengo importanti: non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te stesso. Se è possibile, aggiungere ancora una cosa? Prego, Lois. Vorrei ricordare che nelle officine del Dromen si lavora alla gloria del grande architetto dell'universo, ma anche al progresso dell'umanità. Esatto. E la massoneria quindi si occupa dell'essere umano, no? Nella sua evoluzione, durante la sua vita, nel rispetto dei principi, quelli base, della libertà, uguaglianza, fratellanza. E quindi l'evoluzione si sviluppa proprio sulle riflessioni, sull'eticità, su un piano soprattutto morale. In qualche modo il massone sacralizza la materia e concretizza lo spirito, almeno prova a lavorare sull'integrazione di queste due sfere, senza che siano più una contraddizione come tendono ad esserlo nel mondo profano, no? Dove spirito e materia sono necessariamente agli antipodi, invece forse c'è un modo di integrarli attraverso la ritualità. Di fatto si dice l'uno complemento dell'altro, quindi è un'integrazione di tutte le cose che gradualmente risvegliano in noi la percezione di ciò che può essere utile per arrivare a percepire quella che in gergo possiamo definire intuizione, cioè la capacità intuitiva del sé. Lois, Roberto, io credo che oggi abbiamo dato diversi significati, spunti di riflessione ai nostri utenti, che ringraziamo di essere sempre con noi in questi 10 minuti del lunedì mattina.
Auguriamo a loro una buona settimana, la stessa cosa a voi e vi ringrazio di essere intervenuti. Una meravigliosa settimana a tutti, grazie. Grazie a tutti, buona settimana.